Innanzitutto ti chiedo il polso della situazione, cioè come la squadra sta vivendo questo momento di abbastanza forse impensabile fino a 2 settimane fa, prima dei 6 punti recuperati all'Andria. E c'è questa partita adesso che è di nuovo cruciale, innanzitutto per il secondo posto, in caso di vittoria, e poi per continuare comunque in un modo o nell'altro a credere in qualcosa di... Sì, noi sicuramente arriviamo bene a questa partita. Noi ci abbiamo sempre creduto e adesso ancora di più crediamo in quello che siamo previsti all'inizio, cioè di fare bene ogni partita e magari di arrivare il più alto possibile. Adesso il nostro obiettivo, sicuramente non dobbiamo nasconderlo, prima di tutto è il secondo posto. Per questo motivo domenica dovremmo cercare di vincere, ma assolutamente di non perdere, perché così facendo rimarremmo a 2 punti dal Potenza. Ma se dovessimo vincere, cioè scavalcheremo proprio il Potenza e quindi balzeremo al secondo posto. Luca, allora ciao Angelo, allenamento a porta aperta, importante momento di aggregazione e condivisione e che allo stesso tempo serve per tastare il polso e l'umore del popolo Sì, noi rossoblù. sicuramente abbiamo bisogno di più persone, di più gente possibile che ci verrà, cioè che ci venga a sostenere domenica, perché più siamo e più cioè, crediamo nella vittoria e in questo secondo posto che ci garantirebbe, cioè veramente ci porterebbe qualcosa di importante per l'anno prossimo, per eventuali ripescaggi, eccetera, eccetera. Però noi no, adesso non ci nascondiamo, che guardiamo anche al primo posto, perché non possiamo nasconderci, perché noi dobbiamo cercare di vincere tutte le più partite possibili e magari se gli altri svengono lì su, noi ci siamo. Andrea. A proposito del prossimo match, quello col Potenza, la partita di andata fu condizionata da diciamo, una buona prestazione del Taranto, un buon errore, il calcio di rigore che forse condizionò anche la partita. Sì, ci può Del stare. Potenza, cosa temete di più come collettivo, come squadra? Noi, cioè, sinceramente, Potenza è la squadra forse che gioca il miglior calcio, perché non nascondiamoci. Il mister l'ha avuto, Giacomo l'ha avuto a Lamezia personalmente, ed è uno, diciamo, scuola Zema, sovrapposizioni, cioè, attaccano in 10, si difende solo col portiere. Magari lasciano proprio per questo motivo, lasciano qualcosa dietro in fase difensiva e noi dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno sicuramente. E niente, avanti loro sono fortissimi, c'è cioè Palumbo, È di c'è senso. Di Senso, c'è gente che conosce queste categorie e che ha Segnano sempre tutto fatto con lo gol. spazio. Sì, noi dovremmo essere bravi proprio su quello. Alessio. Guardando il calendario dell'Andria non è poi così facile. Avranno la Puteolana, Manfredonia, poi addirittura la Tavise e il Bisceglie e chiuderanno con la Jamison. Forse per lui questa è l'ultima partita veramente complicata. E poi sulla carta la potremmo giostrare in una maniera un po'. Sì, giostrare in un certo senso perché, come sappiamo, nessuna squadra ci regala e ci ha mai regalato niente. Anche perché, anche se non hanno obiettivi, le altre squadre affrontando il Taranto è sempre un motivo in più. E quindi per noi saranno 5 partite difficilissime da qua alla fine. Lo spero che già da domenica che l'Andre possa perdere qualche punto lì a Pozzuoli, perché cioè, la Puteolana si deve salvare. È il miglior portiere Andre, secondo me, che c'è adesso in Serie B. Sandro Miracolo. Sì. Senti, Certo, vai. le conclusioni appunto le dedichiamo al pubblico che come al solito sarà presente Qualche in pietone? massa, si parla di Ah sì. appunto 8-10 mila persone possibili. Dato dell'ultima ora 5.000 biglietti Biglietti venduti alle venduti. 17. Per Più cui 1.000 potentini forse già. Sì, fanno parte dei 5.000. 800. Sì, quasi 1.100 Cosa vi aspettate dal pubblico di Taranto e cosa allo stesso tempo promettete di dare, insomma? Noi, cioè, da sempre, i Tarantini e il popolo rossoblù è sempre stato l'undicesimo uomo in campo qui a Taranto, quindi più gente ci sarà e più noi lotteremo per arrivare a quella vittoria che ci garantirebbe il secondo posto e poi guardare magari più in alto. Va bene? Senti, se tu parlavamo prima del Taranto,
Esaurita la partitissima il Potenza, poi saranno quattro pericolanti, tre in trasferta, Grottaglie, Sansevieri, Manfredonia l'ultima, dobbiamo vedere Marini, poi l'ultima qui con la Pugliolana, quindi giustamente dicevi tu, non c'è niente nessuno. Perché... Poi soprattutto il Taranto che in questo campionato, come se fosse la Juventus. Per quello, non ci regala niente nessuno, noi dovremmo sudarci. E fai bene ad evidenziarlo, Angelo. Sì. Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti, ma tu sei stato vicino a essere ceduto durante la, diciamo, il mercato? Sì, io potevo andare, andare solo in serie C, c'era qualche occasione, però alla fine io ho deciso di rimanere, anche perché non erano nate situazioni concrete, diciamo, per andarmene, quindi io ho deciso di rimanere perché anche non giocando io mi sento parte di questo gruppo e... Sono contento di dare una mano anche da fuori alla mia squadra.